Ridicola. Per abbonarti visita il nostro sito www.artein.it oppure manda un'email all'indirizzo abbonamenti.artein.it. Artein. L'arte arte come non ve l'hanno mai raccontata. Ci va ora in onda a proposte di investimento a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Carissimi amici, buona giornata, buona giornata. Eh, una di quelle trasmissioni che piacciono a me, eh, perché? Eh, per i contenuti. Eh, vale a dire eh, l'importante non sono i nomi dei pittori. Eh, ci sono dei pittori eh, magari straordinari eh, che però, ehm, per una questione proprio di mercato, eh, delle volte eh, mettiamo in trasmissione delle opere secondarie. E, eh, quindi, se il pittore è straordinario, ma l'opera è secondaria, sicuramente non fate un buon acquisto. Eh, matematicamente comprate un qualcosa. Sì, ci avrà tutti i documenti a posto, ma smettetela eh, di badare prima i documenti e poi al quadro. È più importante il quadro. Eh, poi i documenti lo devono accompagnare perché la legge vuole così, ma eh, se non è importante il quadro, eh, il documento è un accessorio inutile. Eh, se il quadro è banale, il fatto che sia documentato serve a niente. Eh, tanto i quadri banali documentati oggi, vedete, i documenti, io tratto l'antico. Tratto l'antico, ho sempre amato l'antico da quando ero bambino. I documenti passano, i quadri restano. Quando ero piccolo, quando ero giovanissimo, c'erano dei documenti che erano eh, considerati testi sacri. Oggi mh, non vengono più considerati. I documenti passano. Voi pensate che è l'archivio, voi pensate, ah ma è archiviato! Tanto gli archivi passano di mano, di generazione in generazione e la generazione successiva, se l'artista ha un minimo di storia, un minimo di mercato, rifà l'archivio, eh, lo aggiorna e quando c'è l'aggiornamento dell'archivio viene fatta una selezione sul lavoro di chi l'aveva fatto prima. Quindi il fatto che un'opera sia archiviata... Non vi garantisce nel tempo, vi garantisce per il mercato di oggi, ma fra vent'anni quell'archivio eh, non conterà nulla perché eh, sarà passato ad un altro nome, ad un altro personaggio, eh, il quale ricomincerà tutto da capo perché economicamente gli conviene ricominciare tutto da capo. Quindi sono tutte cose eh, a cui voi fate un affidamento totale che invece sono transitorie e come tutte le cose transitorie vanno bene per un determinato periodo. I quadri immensi, i quadri straordinari, eh, quelli che vengono definiti... Eh, quadri giusti, io non amo il termine capolavoro eh, perché eh, secondo me eh, il capolavoro è un qualcosa di straordinario. Poi naturalmente eh, dal punto di vista verbale eh, ci si può aggiustare sempre. No? Per quando io dico eh, pronuncio il termine capolavoro, eh, poi quando vengo accusato dico ma guarda che forse il capolavoro è eccessivo, eh, io mi giustifico dicendo sì però. È il capolavoro di quel pittore. Ma <ride> eh, io il termine capolavoro lo intendo come valore assoluto, come valore storico assoluto, eh, quindi i capolavori nella storia dell'arte sono pochi. Eh, ecco perché ho molto rispetto e non pronuncio pressoché mai il termine capolavoro, perché il capolavoro che vi posso dire. Capolavoro è la Cappella Sistina, eh, capolavoro è la Cappella degli Scrovegni, eh, eh, capolavoro sono le Grotte di Lescaut. Eh, se vuoi andare a spaziare in un tempo lontano. Eh, I capolavori nella storia dell'arte sono pochissimi. Eh, capolavoro lo posso definire, però sto attento: Le Demoiselles d'Avignon. Però comincio a dire un momento: sì, eh, devo stare eh, eh, attento, eh, eh, capisci? Eh, invece eh, in televisione il termine capolavoro, i miei colleghi, qualsiasi quadro che ti presentano è un capolavoro. Eh, eh, tutti eh, dal più meschino, eh, come si dice in Sicilia? Meschino. Poverello, che tenero! <ride> Perché è un termine quasi eh, detto alla siciliana, è un termine accomodante, no? è un termine mh, di... di sì, un po' di compianto, ma poverello, però alla fin dei conti, <ride> capito? <ride> no, eh, i quadri che comprate devono essere assolutamente rappresentativi dell'artista. Altrimenti, nel tempo, quel certificato a cui voi date un'importanza vitale non conterà nulla. Quello che conta eh, è il quadro, e il quadro deve essere giusto, deve essere vero, eh, deve essere rappresentativo. Tanti quadri che oggi agli archivi vanno bene perché, eh, perché sono usciti dallo studio dell'artista. Eh, perché sono stati eseguiti eh, con la, i cosiddetti aiuti, i cosiddetti collaboratori. Eh, sono quadri che non reggono al tempo e oggi hanno lo stesso documento di quel quadro straordinario eh, che quell'artista ha esposto alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale, eh, alla mostra eh, in un museo importante. Eh, i documenti che contano sono le pubblicazioni ufficiali per esempio mi compri un quadro eh, pubblicato in occasione della Biennale di Venezia stai tranquillo che quello è un quadro che sarà buono per tutta la vita <ride> mi compri un quadro pubblicato eh, in occasione di una mostra in un museo la Galleria Nazionale d'Arte Moderna il Macro eh, il Mart di Rovereto cioè i musei importanti all'Hamburger Banoff a Berlino, eccetera. È chiaro, quello è un quadro che non solo è autentico, ma è considerato uno dei quadri importanti di quell'artista. E una collezione deve essere fatta così, su una selezione qualitativa. A voi vi basta il documento e quando c'è il documento pensate che sia tutto risolto. Non è così. E chi ve lo dice è un imbroglione e chi vi vuole sostenere eh, il contrario eh, è un imbroglione che non vi vuole mettere al corrente eh, di come funziona il sistema. Eh, gli archivi passano, i siconi che andavano bene agli autenticatori degli anni 60, agli autenticatori di oggi non vanno più bene. Se non sono quelli storici, se non sono quelli eh, assoluti, se non sono quelli straordinari. Eh, tanti quadri eh, che abbiamo visto nella prima edizione del catalogo generale di Rotella, a eh, chi lo fa adesso non vanno bene. Eh, ma eh, non ve lo mettete in testa: eh, chi fa testo oggi non è detto che faccia testo domani, eh, quello che sopravvive è il quadro. Quello che sopravvive è la qualità dell'opera. Quanti quadri che gli studiosi hanno attribuito ad artisti più o meno famosi oggi vengono negati? Un'infinità. Perché tutto quello che è commerciale, tutto quello che è di scuola, eh, tutto quello che è di atelier, soprattutto se l'artista ha un grosso successo commerciale è ancora giovane, nel tempo viene riclassificato come secondario se non addirittura come falso sicuramente non adatto ad essere nuovamente certificato se non vi mettete in testa questo eh, e vi accontentate del documento a me vi vengono delle volte i brividi perché eh, ascolto eh, quello che succede al centralino eh, con Maria, con Gabriele, con eh, Clea, con coloro che vi accompagnano eh, al centralino. Eh, Maria, quante volte senti dire, non so, tu chiedi eh, di un pittore, ti chiedono il prezzo di un quadro eh, e tu dici 10, eh, dico 10 così. E poi ti senti dire, ah ma io ho visto eh, nell'asta a Pernacchio-Pernacchiotti eh, un'opera della stessa misura, eh, con, lo stessa, con la stessa autentica, a 3.000 euro di meno, a 4.000 euro di meno. Poi vai a, il quadro, vai a vedere il quadro, quello che vendi te è un quadro autografo. Eh, quello che hai visto nell'asta Pernacchiotti eh, a 3.000 euro di meno, a 4.000 euro di meno, è un quadro di atelier. E un quadro di atelier non vale la metà di quell'autografo, vale niente. Perché nel tempo il quadro di atelier, quel certificato che oggi lo accompagna, non varrà più nulla. Eh, voi tutto questo non ve lo mettete in testa e per risparmiare 2.000-3.000 euro eh, vi comprate un nulla rispetto a un quadro vero. Eh, ma questo eh, non ve lo mettete in testa eh, perché il sistema vi ha convinto, ha ah, il quadro è archiviato, ma sapete perché il sistema vi ha convinto, ha ah, il quadro è archiviato e tanti saluti? Prima di tutto per un fatto finanziario. Seconda cosa, quando io ero ragazzo, eh, eh, mio padre e i fratelli russo vendevano un quadro, non solo lo dovevano certificare loro, ti dovevano fare l'autentica chi te lo vendeva. Eh, ma loro, eh, mio padre, i fratelli russo, i mercanti di un tempo che ti facevano loro l'autentica erano responsabili penalmente, civilmente di quello che scrivevano. Quindi se gli, ti davano un quadro fasullo, eh, ne dovevano rispondere sul piano civile, quindi finanziario, e sul piano penale. Capito? Capito perché gli archivi vanno tanto bene al sistema? Perché oggi ti do sto pezzo di carta e te saluto e io non rispondo più di nulla. <ride> hai capito? Se sei intelligente hai capito. Se sei uno così, eh, che, che segue il sistema, eh, perché il sistema ha detto che va fatto così, che non ragioni eh, con la tua testa, chapeau, <ride> che te devo dire? Sei un perso, eh, ma, ma ce ne sono tanti eh, di, gente, di persone così. Eh. Eh, quando sentono questi ragionamenti, eh, immediatamente dopo eh, chiedono a Maria: ma c'è l'archivio, ma c'è l'autentica? <ride> l'autentica c'ha, deve essere per forza, è di legge. Eh, eh, quindi nessuno di noi eh, mette in trasmissione. Eh, Un'opera che non sia autenticata, a meno che non sia un folle, a meno che non sia un kamikaze, eh, qualcuno ce n'è, eh? eh, però eh, è chiaro, la legge vuole questo e normalmente tu rispetti la legge, no? quindi eh, non è che ci sia, eh, che sia una... Eh, non mi chiedete mai, ma quell'opera è autografa? Ma quell'opera è giusta? Ma quell'opera è di qualità? Ma quell'opera è rappresentativa? Queste sono le domande che dovreste fare. Il fatto che l'opera abbia l'autentica o sia archiviata è banale. Oggi chi non lo fa eh, va contro la legge, quindi eh, deve essere così. E voi date più importanza a questo? Che non al contenuto dell'opera, eh, che non alla qualità dell'opera. Ed è un errore madornale perché buttate via, soprattutto, eh, sai, chi fa il piccolo commercio, tutto questo non gliene importa nulla. Eh, perché, naturalmente, compra il quadro oggi, lo compra a 10, lo vende domani a 12, eh, ha guadagnato 2000 e tanti saluti, che gliene frega. Eh, ma chi compra il quadro per collezionare, eh, per cui se lo mette in casa eh, vuole che quello sia un valore per i propri figli, per la propria famiglia, eccetera. Eh, ma è, è fondamentale che domani tuo figlio non si ritrovi con il nuovo archivio eh, che gli dice no guardi non va bene, non lo possiamo inserire nel nuovo archivio, eh, quello che andrà di moda fra dieci anni o tra quindici anni. Questo è il grande rischio che correte, perché se comprate e vendete, chapeau, tanti saluti, C ho il mio piccolo profitto, il mio giusto profitto eh, e tanti saluti, ma se tu vuoi eh, comprare delle cose che siano un valore reale, concreto, eh, che restino concretamente eh, nel possesso e nel patrimonio della tua famiglia, devi comprare la qualità. Eh, devi comprare il quadro rappresentativo, eh, devi comprare il quadro storico. Se non ti mette in testa questo concetto fondamentale che nessuno dei presentatori ti... Io voglio sapere se c'è, se avete mai sentito eh, un discorso del genere da un mio collega. Eh? Dite la verità. L'avete mai sentito un discorso del genere dal mio collega? mio collega quando ti dice c'è l'archivio, eh, è come se eh, l'ha detto il Sancta Sanctorum, eh, l'ha detto il Padre Eterno. Ma quando mai? Il Padre Eterno è uno. Eh, qui eh, gli archivi cambiano di mano ogni 5 anni, ogni 10 anni, eh, ogni 15 anni e diventano tutti Padre Eterni. Oh, ragionate eh, con la testa. Ditemi se c'è un presentatore televisivo eh, che vi mette di fronte a queste problematiche, che sono le problematiche vere per costruire una collezione. Perché poi ti presenti con il documento di 15 anni fa, di 20 anni fa e l'archivio di oggi ti dice no, per me... Mh, non è degno di essere, eh, non ci sono gli elementi eh, perché l'opera... Non ti dicono mai che è falsa. Eh, perché se ti dicono che è falsa devono affrontare una causa. E quindi affrontare una causa poi ha le sue conseguenze. Ti dicono sempre che non ci sono gli elementi eh, perché ottenere la nuova archiviazione. Oh, ma chi vogliono prendere per i fondelli? Eh, ve ne rendete conto? Eh, ve ne rendete conto? Oh, eh, chiaro eh, per un commerciante che non pensa a voi e che pensa al suo cassetto, tutto il suo discorso ma chi gliene importa? Io questo discorso ve lo faccio eh, per farvi capire come funziona il sistema. Oh, poi qualcuno lo interpreta eh, e a Maria ogni tanto glielo chiedono. Ma allora Boni ha detto che l'archivio non serve. No, l'archivio ci deve essere per legge. Eh, ti ho detto che l'archivio ci deve essere, ma non basta, eh, il che non è la stessa cosa che dire eh, che l'archivio è discutibile e basta. Io ti dico eh, che per legge l'archivio ci deve essere, l'autentica ci deve essere per rispettare la legge, ma non basta questo documento per comprare un quadro. Eh, per comprare un quadro e avere la certezza nel tempo eh, di aver fatto l'investimento sano, giusto, eh, devi comprare, oltre che l'archivio, la qualità, eh, la rappresentatività. Poi sorge un problema eh, che qualcuno mi dirà: eh, ma chi è in grado eh, di dirmi che quell'opera è rappresentativa? È lo studioso, lo storico dell'arte, eh, le grandi pubblicazioni museali che valgono 30 volte più degli archivi? Eh, questo te l'ho detto un milione di volte. È eh, eh, chiaro: questo è fondamentale. Io ho esordito oggi dicendovi che ero particolarmente felice di proporvi questa trasmissione. E adesso vi spiego perché. E adesso vi spiego perché. Perché le opere che ho la fortuna di farvi vedere oggi, da quelle piccoline alle più grandi, sono tutte opere. Eh, che sono espressione del massimo della qualità eh, dell'artista che, eh, eh, che le ha eseguite. Quindi sono tutte opere storicamente inattaccabili, eh, le opere eterne. Eh, guarda questa palma di Mario Schifano, non è di quelle fatte a spruzzo. Eh, non è di quelle eh, fatte con la mascherina e, e con lo spruzzo e con lo spray, è di quelle dipinte da Mario Schifano. Eh, Tant'è vero che la palma non è nemmeno disegnata, ma emerge dal colore, eh, emerge eh, proprio dalla calligrafia eh, di Mario Schifano. Questi sono i quadri eterni. Questi sono i quadri che non possono essere d'atelier, eh, queste sono le opere che restano eh, eterne nella storia dell'arte. Eh, lo, eh, lo capisci? Quando ti porto di fronte eh, ad un'opera del genere di Mario Schifano, questa è Mario Schifano oggi di grande livello qualitativo e sarà. Mario Schifano di grande livello qualitativo tra 20 anni, tra 40 anni, tra 80 anni, tra 100 anni. Capisci? Queste sono le opere sane. Quando ti presento un itinerario così, eh, di Renato Mambur, pubblicato 6426 volte. Con il timbro originale del 1968 della Bertesca, quando eh, Germano Celant presenta Mambor alla Bertesca, e da lì nasce eh, tutta l'arte povera. Ecco, questo è il quadro da grande museo. Questa è l'opera eterna. Questa è l'opera inattaccabile. Eh, questa è l'opera da fantascienza. Quanto vale un Mambor così? Eh, quanto vale? Eh, può valere 90, 100, 120. Eh, sono le opere eh, che, eterne di un grande maestro eh, e guarda Mambor storico eh, e guan, guarda Mambor eh, del ritorno alla pittura eh, dopo l'esperienza teatrale del 95 cioè questi sono quadri eterni. Guarda Turcato eh, della memoria, il Turcato eh, di figurazione eh, che racconta la sua storia di pittore. Eh, eh, queste sono eh, le opere eterne, eh, queste sono le opere inattaccabili, eh, queste sono le opere storiche in assoluto. Guarda un metacrilato di Marotta eh, di quelli che hai visto alla Galleria nazionale d'arte moderna, eh, di quelli che hai visto eh, alla Biennale di Venezia. Eh, questa è un'opera da sogno, eh, questa è un'opera di qualità straordinaria. Eh, questi sono i pezzi eh, del pop italiano eh, che eh, hanno cambiato la storia, hanno fatto la storia eh, del pop italiano. Eh, vuoi un giovane pittore strepitoso? Vuoi un giovane pittore straordinario? Un rinnovatore del linguaggio della strizione? Fabrizio Campanella. Ma che quadro? Eh, queste sono le opere che avete visto eh, in occasione della mostra a Venezia, eh, quindi le opere fondamentali, straordinarie e clamorose eh, di Fabrizio Campanella. Vuoi un mostro sacro eh, della scrittura che oggi, eh, invidia, eh, artista, eh, che oggi tutto il mondo ci invidia? Se c'è un artista che oggi tutto il mondo ci invidia, eh? Eh, Tant'è vero che uno dei pochi italiani eh, che hanno un contratto di esclusiva con Opera Gallery è Alessandro Algardi. È Alessandro Algardi e guarda le mitiche scritture cancellate eh, di Alessandro Algardi, i bianchi e neri eh, che hai visto di Alessandro Algardi al MoMA di New York, eh, le opere. Eh, che vuole tutto il mondo e che sono orgoglioso di proporre eh, al eh, nostro pubblico, perché sono le opere che oggi compri in Italia ancora a un prezzo umano, ma che già valgono quattro volte il prezzo che li paghi oggi, eh, se le porti a Londra, se le porti a New York. E Algardi è uno dei pochi nomi italiani eh, che sono eh, a segni circolari in tutto il mondo. Eh, questa è la verità. Due opere di Algardi del genere, eh, comprarle oggi è una fortuna. E poi di Alessandro Algardi ho un'opera, se non sbaglio, addirittura del 2004, eh, Pubblic 2005. Eh, pubblicata eh, sul mitico libro di Peters eh, dove sono raccolte eh, le opere più importanti della storia di quest'artista è un centocento eh, il mitico poema cancellato cosa? Eh, poema? Poema negato, ecco, è il poema negato, eh, opera pubblicata, storicizzata, eh, clamorosa, forse, anzi tolgo il forse, io vi ho fatto comprare dei quadri di Algardi meravigliosi, pochi eh, perché Algardi eh, quando dipinge un quadro al mese eh, 12 quadri l'anno, eh, 13 quadri l'anno è assai, è assai. Eh? Eh, ma io vi ho fatto comprare dei quadri di Algardi straordinari. Il più importante che vi abbia mai fatto vedere, eccolo qui, eccolo qui. Capite? Già pubblicato sul libro di Peters, cioè quelle cose che, che compri una volta nella vita: il meglio di un genio. Eh? Eh, il meglio di un genio. E oggi hai il meglio di Algardi, il meglio di Turcato, il meglio di Mambor, il meglio di Schifano. E non basta questo. Quando vi parlo di Bigi, eh, vi parlo di uno dei più grandi artisti eh, a partire dalla fine degli anni '50. Eh? Eh, avete visto Bigi alla Biennale di Venezia, avete visto Bigi eh, al New Museum di Arte Moderna di New York, avete visto Bigi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Shanghai, eh, avete visto Bigi eh, nei musei più importanti. Io ho il quadro più rappresentativo di tutta la storia di Bigi. La lettera mai spedita del 1960 pubblicato a livello museale 10 volte. Quanto vale un bigi così? Questo lo può esporre il MoMA, lo può esporre la Tate Gallery, eh, l'ha già esposto il New Museum di Arte Contemporanea a New York, l'ha già esposto la Galleria Nazionale eh, d'Arte Moderna di Shanghai, pubblicato 100 volte. Quando di un Bigi così ti chiedono 80.000, 90.000 euro, gli altri Bigi dovrebbero costare 1000 euro. Capisci? Eh, questo è il fuori classe, eh, questo è il super quadro di Bigi, eh, questa è, è l'opera più pubblicata e più storicizzata di questo artista. Ecco, è, è come dire, eh, qual è il quadro più famoso di Leonardo? Eh, qual è l'opera più famosa di Raffaello? Eh, qual è il quadro più famoso di Caravaggio? Eh? Eh, se tu prendi tra il, i quadri di Caravaggio, qual è il più famoso? Qual è il più famoso? No, il più famoso è quello che hanno rubato eh, perché è quello di cui se ne parla di più. Eh? Eh, la natività palermitana. Eh, che, poi, eh, non è, eh, che poi è un quadro che lui ha dipinto a Roma eh, però quello forse più eh, mitico è, è il ragazzo con la scista la, o la canestra dell'Ambrosiana o la canestra dell'Ambrosiana eh, ma sono quei quadri eh, che non hanno prezzo sono i fuori classe e questo è un fuori classe di eh, Bigi, questo è un fuoriclasse assoluto di Bigi. Poi di Bigi vi faccio vedere tre gioiellini, eh, tre eh, piccoli fiori eh, deliziosi. Eh, adesso la regia ve li farà vedere. Eh, che sono i quadri con i quali Bigi eh, affronta eh, quel eh, mitico libro ormai eh, dove sostiene. È che astrazione e figurazione hanno la stessa matrice. Non dico che sono la stessa cosa, ma hanno la stessa matrice culturale ed è eh, assoluta verità. Eh, qui ci sono tre gioiellini di Bigi eh, di questo ciclo e poi c'è un grande quadro, eh, 80% forse il più bello o uno dei più eh, importanti eh, dei quadri che appartengono a questo meraviglioso ciclo eh, di Gastone Bici. Allora, amici, eh, vi ho voluto far vedere gran parte del set, perché poi il set viene completato da poche opere, cinque quadri di un artista di figurazione che io amo alla follia e che è considerato dalla critica internazionale l'erede di Sutherland. Eh, è considerato eh, uno dei più grandi artisti di figurazione oggi viventi al mondo. È un artista inglese, eh, innamorato dell'Italia, tant'è vero che spesso e volentieri eh, si rifugia in una, a, Militello, a Militello Rosmarino, cioè un piccolo paese della Sicilia, ma lui lo fa proprio per la ricerca della luce, un artista incredibile, un artista straordinario che, vedete, racconta l'identificazione dell'uomo contemporaneo eh, con il tempo, eh, con le strutture che l'uomo stesso eh, ha saputo creare, eh, delle opere di una suggestione e eh, di una bellezza straordinaria, ne ho cinque che adesso la regia eh, vi farà leggere, ma sono una più bella dell'altra, eh, una più affascinante dell'altra. Eh, e eh, naturalmente eh, cerco di farvele entrare in collezione eh, a un prezzo eh, di assoluto favore, eh, ma questo è un genio, ma questo è uno dei più grandi artisti oggi viventi al mondo eh, e vi do eh, la possibilità di acquisire eh, le opere più raffinate di un genio internazionale a condizioni di prezzo strepitose. Questi sono i grandi acquisti di oggi. Poi ci aggiungo uno chouchou, eh? ci aggiungo eh, un qualcosa di particolare, la follia. La follia in pittura eh, è sempre stata eh, non importante, sublime. Eh? che poi è una follia ragionata, è una follia alla Van Gogh, è una follia alla Goya, è una follia che ha una matrice intelligente, che ha una matrice assolutamente intelligente. Sono i luoghi della vita rivisitati come se... Eh, fossero l'estrapolazione di un sogno, eh, luoghi reali, eh? Eh, paesaggi veri, momenti veri che esistono, eh, luoghi assolutamente reali, eh, ma che vengono raccontati eh, come se provenissero eh, dalle trasformazioni di un eh, sogno che ti porta eh, in una dimensione eh, senza tempo, in una dimensione diversa. Sono i quadri di un artista giovane, eh, incredibilmente bravo, eh, che diventerà eh, un eh, diventerà, eh, che vi posso dire, eh, sapete quegli artisti che conquistano eh, la popolarità, eh, la celebrità eh, in funzione eh, di una personalità completamente al di fuori dal comune. Eh, quegli artisti eh, un po' alla Ligabue, eh, un po' alla eh, Rousseau eh, per andare indietro nel tempo, eh, quegli artisti eh, che eh, mettono in evidenza le diversità eh, nel genere umano. Eh, Questa è l'unica opera che ho ancora a disposizione, eh, l'unica opera che ho ancora a disposizione di Bonaventura. Silvestro Bonaventura, eh, questo artista giovane, eh, affascinante, eh, che sta diventando il punto di riferimento della critica contemporanea. Eh, vi do ancora la possibilità di prendere eh, un'opera, è l'unica che ho, eh. è che ho eh, ma bloccatela perché prendete eh, un artista geniale eh, a un prezzo eh, ancora assolutamente ridicolo. Bene, amici, io vi ho fatto vedere tutto, <ride> eh, io vi ho fatto vedere tutto. Eh, adesso tocca a voi. Eh, siete voi che mi dovete dire: eh, voglio eh, partire da quell'artista, eh, voglio eh, sapere di più su quel quadro, eh, voglio conoscere meglio eh, quel eh, dipinto. Eh, ditemi voi, Dottor ditemi Pogli, voi sono ad andare nei dettagli dell'opera numero due e della quattro. Allora, eh, ritorniamo subito su John Picking, eh, torniamo immediatamente su John Picking e andiamo a leggere eh, il gioiellino al numero 2 eh, che è, eh, lui eh, lo chiama, è un'opera di tanti anni fa, eh, è un'opera eh, della mostra eh, che lui fece a Palermo eh, tanti anni fa. Eh, si chiama Tramonto Musicale, eh, è del 1994 eh, ed è una delle opere più affascinanti eh, di John Peking. Eh, amici, questo è un genio, adorato dalla critica internazionale. Io vi sto mettendo a disposizione eh, delle opere superiori di questo artista a condizioni di prezzo vergognose, inesistenti. Eh, Un'opera del genere, eh, Maria vi chiede 1.400 euro, eh, nemmeno eh, il più modesto eh, degli artisti di strada. E questo è un artista enorme, eh, di una fama museale e di un'importanza storica assoluta. Eh, questo è il numero due. Poi Maria mi diceva di chiedere di rivedere il numero 4, che lo trovo addirittura prezioso: eh, questa natura morta esotica, eh, questa eh, traccia dell'essere umano eh, nel paesaggio, eh, questa presenza eh, dell'intelligenza eh, nel naturale. Eh, pezzo di dimensioni contenute, eh, ma letteralmente da sogno. Dottor Boni, queste due opere, se non sbaglio, sono anche pubblicate, vero? Mm, questo non te lo so dire. Sono entrambe pubblicate, sì. Sono pubblicate sul, li sul libro di John Peking. Il diario di un pittore. Il diario di un pittore, me lo ricordo, eh, me lo ricordo, quindi eh, pubblicate addirittura eh, sul diario di un pittore di John Peking. Amici, tocca a voi, eh, prezzi inesistenti, eh, opere superiori. Eh, io a John Pickering ci tengo oh, nella maniera più assoluta, eh, ma poi eh, ci sono le opere di Bigi, eh, c'è quella palma di Schifano eh, letteralmente da sogno, eh, c'è. Amici, quell'itinerario di Mambur è un quadro. Eh, che viene addirittura dalla Bertesca nel 1968, eh, presentato da Germano Scheland. Eh, queste due opere di Mambor eh, che ho la fortuna di farvi vedere oggi sono immortali. Vendere questo quadro a 90.000, 100.000, 110.000 euro eh, significa... Farvi fare l'investimento più prezioso e importante della vostra vita oggi mandate a comprare un Boetti così a un milione, questo costerà dieci volte più di Boetti. Eh, voi non ve lo volete mettere in testa, eh, ma le opere storiche eh, di questa importanza, questa è una tela tamburata eh, di Renato Mambour, di due metri per un metro eh, ed è eh, uno dei pezzi rarissimi, introvabili, originali. Dietro c'è il timbro della Bertesca. Eh, che Germano Celant presentò eh, nel 1968 eh, alla Bertesca ed è una rottura nella storia dell'arte assoluta perché da qui nasce. Tutta l'arte povera. Quindi eh, questo quadro è un pezzo di storia. Quest'opera è un pezzo di storia. Come un pezzo di storia, è il mitico pensatore che segna nel 1995 eh, il ritorno di Mambora alla pittura eh, dopo 18 anni di teatro. Eh, opere straordinarie, eh, opere fondamentali, eh, opere di un'importanza storica eh, letteralmente eh, assoluta, eh, ma ve le stanno regalando, eh. Eh, ve le stanno regalando, voi non avete idea. Eh, di che cosa significa comprare le opere storiche, le opere sublimi, eh, le opere più affascinanti eh, di eh, Renato Mamboro. Da follia, da follia, ma tutte strapubblicate a livello museale, eh, ma tutte opere eh, strapubblicate stra eh, a livello museale. Eh, quindi le opere che amo io, eh, le opere che vi chiedo eh, di non perdere eh, in assoluto. Poi eh, c'è un'opera un di Truccato eh, da sogno, eh, lui dipinse questa gemma eh, nel 1971 eh, ricordando eh, il suo periodo di figurazione, eh, rimettendo... In evidenza da dove nasce il suo concetto di astrazione ed è la mitica Chiesa della Salute che Turcato rivisita in un pezzo da museo come quello che state leggendo nel 1971. Eh, opera particolarissima, eh, opera eh, letteralmente affascinante. Eh, amici, siete voi che mi dovete dire. Poi c'è un metagrilato di Marotta che fa la fine di Sgro. Eh? Marotta tranquillamente eh, lo ritroverete ai prezzi di Sgro. Eh? E poi eh, ci sono addirittura tre opere eh, da fantascienza, da fantascienza eh, di Alessandro Algardi. E poi ci sono le tre opere di Algardi eh, che sono letteralmente eh, da follia, da, sono letteralmente eh, da sogno. Amici, eh, quello che ho la fortuna di presentarvi oggi, eh, ve l'ho detto eh, fin dall'inizio della trasmissione, eh, con entusiasmo straordinario. È epocale, è epocale, è epocale. Eh, cinque gioielli di John Picking eh, che vi do la possibilità di prendere al prezzo a cui comprate eh, il più modesto degli esordienti eh, nel patrimonio delle gallerie italiane. Ma come fate? Eh, cinque gioielli di John Peking eh, letteralmente da urlo. Ma una volta nella vita eh, volete mettervi in casa eh, un quadro vincente eh, quando avete la gioia eh, di poterlo comprare a un prezzo eh, letteralmente inesistente? Ma precipitatevi, guardate, eh, non lo faccio mai. Eh, ma voglio eh, che gli amici più cari abbiano l'intelligenza e l'attenzione di acquisire queste gemme eh, della storia della pittura di figurazione contemporanea eh, riconosciute come tali al mondo. Questo è un 60x70 meraviglioso di John Picking a 1800 euro. Questo è una stessa misura eh, allo stesso prezzo, eh, questo tempo nello spazio, eh, eh, questa eh, rilevazione del tempo eh, in una dimensione spaziale, eh, sempre a 1800 euro. Poi gioiello a 1000 euro, fallo vedere in primo piano eh, perché è letteralmente una gemma. 30 per 40, eh, questa eh, natura morta esotica eh, preziosa di John Peking, e poi c'è un 50 per 70, eh, da paura al numero 3, eh, uno dei quadri più affascinanti, eh, uno dei quadri più incredibili, eh, uno dei quadri eh, più forti eh, di John Peking. Eh, questa caverna del 93 a 1700 euro e al numero 2 pubblicato famoso eh, il mitico tramonto musicale eh, a 1400 euro. Andiamo a rivedere anche il numero 2, eh, il tramonto musicale eh, a 1400 euro. Vi ho voluto dire i prezzi. Vi ho voluto dire i prezzi eh, per dimostrarvi eh, che vi sto dando uno dei più grandi pittori figurativi eh, che esistono oggi al mondo ad una condizione di prezzo a cui non comprate nemmeno eh, il più modesto degli esordienti. Ma questi sono i momenti eh, della nostra trasmissione eh, dei quali dovete saper approfittare. Eh, ma questi sono i momenti eh, della nostra trasmissione eh, che restano nella storia. Eh, quando vi do delle opere eh, di valore storico, museale, e avete l'opportunità di acquisirle a prezzi a cui non comprate nemmeno gli esordienti. Sì, però dovete far presto, eh? Eh, non è che qui eh, dovete rimandare la decisione eh, chissà quando, eh, qui, eh, dovete eh, qui dovete intervenire all'istante, eh, qui dovete intervenire immediatamente. Eh, vi sto dando eh, delle eh, opportunità eh, assolute. Poi eh, andate nelle gallerie di un quadro del genere vi chiedono 8.000 euro, eh, 7.000 euro eh, e questa è la normalità, eh, e questa è la normalità. Amici eh, vorrei eh, raccogliere il vostro entusiasmo. Poi eh, succede, come è accaduto eh, in tante altre trasmissioni, eh, che mi chiedete le opere quando non ci sono più. Eh, tipo i Bonaventura presentati. Eh, amici, eh, che vi devo dire? Eh, le grandi opportunità o le prendi al volo. Il numero due eh, di John Peking è un'opera pubblicata, è un'opera storicizzata. Eh, è un'opera eh, di una bellezza e di un livello. Il numero due, sto parlando del numero due. Eh, è un'opera di una bellezza di un livello eh, assolutamente clamoroso. Eh, avete la possibilità di prenderlo a un prezzo eh, assurdo, eh, ve lo potete pagare usando la finanziaria eh, con 25 euro al mese. Eh, con 25 euro al mese e poi eh, quando andate eh, nelle gallerie alle personali eh, un'opera del genere che giustamente vi chiedono eh, i 6.000 e i 7.000 euro precipitatevi eh, letteralmente precipitatevi dai, eh, voglio sentire eh, il vostro amore eh, nei confronti di opere di questo livello. Eh, voglio sentire eh, la vostra eh, più assoluta partecipazione eh, nei confronti eh, di opere di questa qualità. Sì, sì, ve le faccio rivedere tutte e cinque, ma sono una più bella dell'altra. Eh, C'è veramente l'imbarazzo della scelta c'è letteralmente eh, l'imbarazzo della scelta. Quando avete le opportunità più fortunate eh, dovete saperne approfittare. Eh, quando avete la gioia eh, di poter leggere eh, delle opere superiori, a condizioni di prezzo inesistenti eh, dovete saperne approfittare. Non mi sembrate entusiasti, eh? Ed è un errore, ed è un errore eh, di quelli che poi si pagano, eh, ed è un errore eh, di quelli che poi eh, non eh, potete è che è riconoscere uno più bello dell'altro. Quello che vedete meglio è il numero 6 è perché è l'unico senza vetro, quindi è quello che riuscite a leggere eh, nella maniera più, eh, più giusta, eh, più sana. Sei opere vincenti. Sei opere di gran bella qualità e di grande fascino eh, di John Picking. Delle volte non vi capisco. Quando avete a disposizione eh, le opportunità più evidenti, eh, quando avete a disposizione eh, delle opere veramente di livello, eh, letteralmente di qualità, eh, e ve le lasciate sfuggire eh, nel momento in cui ve le propongo a condizioni di prezzo inaudite, eh, veramente non vi capisco. Letteralmente non vi capisco. Poi non mi avete ancora chiesto eh, della grande palma di Schifano. Qualcuno mi ha chiesto dei Mambor, eh, ma non ne avete eh, immediatamente approfittato eh, come sarebbe stato giusto. Sì, 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 sì con piacere. Qual è il pittore tra quelli che vi ho fatto vedere? Eh, qual è l'opera eh, tra quelle che vi ho fatto vedere eh, che vi ha colpito di più? Eh, qual è l'opera eh, sulla quale eh, desiderate proporre eh, un'attenzione particolare? Allora, ve le faccio rivedere tutte. Eh? Eh, le rivediamo tutte? Sì, con un pochino di musica eh, le rivediamo tutte. Nel frattempo, chi mi chiamerà al centralino eh, avrà modo di ottenere quello che desidera ad un prezzo eh, del tutto particolare. Eh, quindi eh, approfittate delle pause eh, musicali. Eh. Eh, approfittate delle pause musicali eh, perché sono a vostro vantaggio. Allora, vi ho fatto rivedere quelle bellissime opere eh, di John Picking, eh, ma eh, ci tengo eh, a farvi rivisitare tutto il set, eh, perché oggi avete a disposizione eh, delle opere eh, che definire clamorose è un eufemismo. Eh, ditemi voi, eh, questo è un super quadro di Schifano, eh? questa è una delle opere di Schifano più significative, più importanti eh, che possiate pensare di acquisire. Ma poi a me piace da morire dialogare con voi. Eh, quindi eh, sono io che vi chiedo eh, di commentare insieme no? eh, le opere che stiamo leggendo. Eh, ci sono quelle due opere di Mambor eh, che ci portano eh, letteralmente in una dimensione storica superiore. Poi eh, le opere di Algardi, ma è fondamentale. Dimmi Dottor Boni, chiedono di rivedere le due carte di Algardi. Eh, le andiamo a rivedere immediatamente. Eh, ci sono tutte e tre le opere di Algardi eh, che sono fondamentali. Eh, poi eh, su questi su queste due cancellazioni, eh, su queste due opere eh, che eh, io so che sono straordinarie, eh, voglio, vi riservo una sorpresa incredibile. Eh, purtroppo eh, non posso eh, ancora pubblicizzare eh, quello che sta accadendo su Algardi eh, proprio Uh, come fonte opera gallery che come voi sapete eh, è una uh, delle tre eh, organizzazioni finanziarie io non le chiamo nemmeno gallerie eh, che condizionano il sistema di mercato in tutto il mondo queste opere eh, eh, se fossero da opera Galleri oggi le dovesse pagare 15.000 euro ciascuna. E è ancora zero eh, con, nei confronti del valore storico di Algardi. Algardi è un artista della mia generazione. Eh, Algardi è uno dei pochi artisti italiani. È che grazie ad opera Gallery oggi eh, hanno una visibilità mondiale e sul piano della raffinatezza espressiva eh, sul piano della ricerca calligrafica Algardi è un numero uno assoluto e queste due opere eh, le troverete pubblicate eh, su uno dei libri più preziosi eh, della storia dell'arte contemporanea arte investimenti in questo momento vi sta regalando due gemme oh e vi dico di più al prezzo che vi ha detto Maria non le avrò mai più queste sono le due ultime possibilità eh, per avere delle opere storiche eh, di Alessandro Algardi ad una condizione di prezzo del genere. E poi eh, al numero 21 eh, c'è addirittura eh, forse l'olio più famoso di Alessandro Algardi, eh, un'opera eh, preziosa, straordinaria è il mitico poema negato eh, che eh, opera pubblicata eh, nel mitico libro dedicato ad Alessandro Algardi eh, da Uber Peters, eh, uno di quegli storici dell'arte, eh, uno di, quei, eh, di quegli operatori d'arte che influenzano i musei fondamentali eh, dalla Tate Gallery al MoMA. Eccolo qua, il mitico poema negato, eh, pubblicato così, eh, sul libro meraviglioso eh, che raccoglie le opere immortali eh, di Alessandro Algardi. Eh, sicuramente è il libro più eh, famoso che accompagna l'opera eh, di questo straordinario artista. Amici. Eh, avete a disposizione il domani. Avete a disposizione il domani. Io vi ho fatto comprare le cose più belle eh, di Burri, di Fontana, eh, di Manzoni, eh, dei grandi americani. Eh, mi raccomando, quando avete delle opportunità, eh, così importanti, eh, così eh, preziose, eh, così fondamentali, eh, non perdetele. E in questo mese vedrete una mostra di Algardi, Algardi eh, e naturalmente i prezzi eh, saranno completamente diversi. È una pubblicazione di Algardi da follia. Eh, mi iperraccomando, eh, Vi sto mettendo nella condizione vincente, sia dal punto di vista puramente economico, eh, e eh, soprattutto dal punto di vista culturale, e eh, soprattutto dal punto di vista eh, storico. Queste tre opere. Sono tre eh, preziosità eh, che perderle oggi eh, significa rimpiangerle per tutta la vita. Ve le portano via, eh? ve le portano via i mercanti, ve le portano via gli investitori, eh, ve le portano via. Uh, tutti coloro uh, che seguono le vicende dell'arte uh, contemporanea uh, dal punto di vista del mercato. Uh, quindi vi dico uh, siate solleciti, uh, quindi vi dico uh, siate veloci. Allora, uh, sulle tre opere d'Algardi piacciono solo a me? Oggi è la vostra giornata, eh, vi sto chiedendo delle cifre eh, assurde per delle opere eh, assolutamente superiori, eh, vi sto dando eh, delle opportunità eh, che non avrete mai più eh, nella vostra vita di collezionisti. Quindi vi invito ad essere velocissimi. Eh, vi invito ad essere eh, velocissimi. Poi eh, avete tutte le opportunità eh, per approfittare di un pagamento eh, straordinariamente comodo, eh, straordinariamente a vostro favore. Eh, approfittatene. Io le prenderei tutte e tre. Eh. Sinceramente, le prenderei tutte e tre. Lo so, lo so, Ero io quando abbiamo parlato. E poi voglio farvi vedere eh, quella clamorosa palma. Eh, forse eh, una delle più belle che abbia mai visto eh, degli anni 70 e voi sapete eh, che nessuno eh, ha venduto tante opere eh, di Mario Schifano eh, quante ne ho vendute io dal 1958 eh, quando ho avuto il primo contatto eh, con questo artista eh, l'ho sempre seguito ho sempre eh, adorato eh, la genuinità eh, guardate eh, la mano di Mario Schifano, eh, la calligrafia di Mario Schifano eh, che voi leggete eh, in maniera clamorosa in quest'opera eh, Schifano è stato il più grande pittore di gesto eh, della seconda metà del XX secolo al mondo al mondo e chi addirittura mi dice: ah, ma sai, tra i pittori gestuali c'è Tumbly, vero Chapeau, Tombly eh, ve l'ho fatto comprare a 5 milioni delle vecchie lire. Eh, oggi si vende a 10, milio a 10 milioni di dollari. Ma Schifano, dal punto di vista del gesto, è largamente superiore a Tombly. È letteralmente. È largamente superiore a Tumblr. Quindi vi dico: eh, quando avete la fortuna eh, di incontrare un'opera di questo livello, eh, fate la vostra, bloccatela, eh, perché è un'opportunità eh, storica. Questa è un'opera di Schifano da museo. Questa è un'opera di Schifano eh, memorabile. Allora le dico già che possiamo farlo, va bene? Poi Le dico già al 90% che possiamo farlo, perché è quello che vi ho detto io. Poi però magari si fa dare una conferma effettiva da È memorabile, è memorabile. È veramente. Letteralmente un'opera superiore. Letteralmente un'opera straordinaria. Schifano, Algardi, Mambour, quell'opera di Marotta, quel metacrilato di Marotta, eh, non avete idea eh, di quanto sia importante. Quella rarissima opera da museo. Eh, che dovrebbe comprare la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, eh, quel Turcato del 71 eh, che rievoca i momenti figurativi veneziani eh, degli anni '50 eh, di Giulio Turcato, eh, tutte opere sulle quali eh, non potete e non dovete avere il minimo dubbio. Ditemi voi, eh? Eh, io sono a vostra completa disposizione e eh, vi do eh, l'opportunità di acquisire eh, opere assolutamente superiori. Sempre di Mario Schifano, eh, una mitica tela computerizzata, eh, questa. Eh, Preziosa opera eh, dove eh, l'intervento manuale eh, è addirittura non solo evidente, eh, ma è addirittura sovrastante. Eh, questa apparizione è una tela computerizzata eh, meravigliosa, eh, 70%, eh, tra le più belle in assoluto eh, di Mario Schifano. Quelle autografe eh, che hai l'opportunità di prendere a un piccolo prezzo, che hai letteralmente eh, l'opportunità di prendere a un piccolo prezzo, eh, le opere eh, che non devono sfuggire eh, alla vostra attenzione. Eh, grande opera di Mario Schifeno. E poi i due Mambor da fantascienza. E qui mi piacerebbe ricevere eh, una miriade di domande da parte vostra. Eh. Guardate che meraviglia di Renato Mambor. Guardate che meraviglia di Renato Mambur. Eh, due opere fondamentali, eh, due opere straordinarie, eh, due opere ipervincenti di, eh, di Renato Mambur. Vedete, quando eh, mi comprate eh, le opere di Mambur di questo livello, eh, quando vi soffermate. Eh, sulle opere di Mario Schifano di questo livello. Avete la certezza eh, di comprare non solo per voi, eh, ma di comprare per la vostra famiglia. Letteralmente avete la certezza eh, di mettervi in casa opere che già oggi sono di un'importanza storica e museale assoluta, eh, ma che per i vostri figli, per la vostra famiglia, eh, saranno preziose, eh, saranno incredibilmente importanti. Eh, proprio mi riallaccio al discorso eh, che vi ho fatto all'inizio della trasmissione. Eh, avere l'opportunità eh, di acquisire opere così, opere così, eh, opere di questo significato, eh, opere che già oggi eh, possono figurare nei grandi eh, musei italiani ed internazionali, eh, per la vostra casa, per la vostra famiglia, eh, diventano un patrimonio incommensurabile. Eh, letteralmente diventano eh, un clamoroso, eh, incredibile, eh, incommensurabile patrimonio. Dovete fare attenzione solo ad una cosa. Dato che queste opere ve le sto dando eh, a prezzo già superato dal mercato. Eh, eh, oggi eh, c'è eh, la mostra, la fiera a Padova, eh, mi telefonava Gabriele eh, dicendomi eh, che opere del genere oggi eh, vengono proposte sul mercato eh, al doppio eh, del prezzo che noi vi stiamo proponendo. E quando opere del genere vengono proposte oggi a un prezzo completamente diverso eh, da quello che vi stiamo proponendo noi, eh, vi rendete conto eh, dell'investimento storico e culturale eh, che vi sto dando eh, l'opportunità di compiere. Quindi non esitate un istante, eh, non esitate eh, un secondo. Eh, confermate immediatamente eh, le opere a vostra disposizione è letteralmente una fortuna. Ah, domanda difficilissima. Eh, eh. Amici, eh, prendere eh, Schifano, prendere Mambur, Prendere Algardi oggi eh, significa iperinvestire, eh, significa moltiplicare eh, i propri risparmi, eh, significa eh, mettervi in casa opere eh, che ritrovate protagoniste eh, ai livelli più clamorosi. Eh, vi ho fatto vedere eh, due opere di Schifano pazzesche eh, vi ho fatto vedere tre opere eh, di Alessandro Algardi eh, incredibili eh, Laura vi sta facendo vedere eh, delle opere di Renato Mambur da follia poi passa su Campanella eh, sul metacrilato di Marotta e intelligentemente ritorna eh, sulle opere di Alessandro Algardi. Perché? Perché? Io faccio una scommessa con voi. Provate ad andare in studio ad Alessandro Algardi e offritegli il doppio di quello che vi chiede Maria eh, per un'opera del genere. Eh, vogliamo fare questo gioco? Eh, accettate questa sfida. Eh, Alessandro Ragardi è una persona gentilissima, ha uno studio a Milano eh, splendido dove lavora eh, da tanti, tanti anni, eh, frequentato dai direttori di museo di tutto il mondo. Non c'è grande museo al mondo. Eh, che non desideri eh, una personale di Alessandro Algardi. Lui è, è, è persona disponibilissima, gentilissima. Eh, andate a trovarlo. A parte il fatto che è interessantissimo sentirlo parlare, eh, è veramente eh, una gioia eh, avere un colloquio con lui. Ma eh, provate a chiedergli il prezzo eh, di un'opera del genere, eh, di un olio così, non ve lo dico nemmeno eh, perché vi chiede 50.000 euro. Eh, 50 euro, ma provate a chiedergli il prezzo di un'opera del genere, gli offrite il doppio di quello che vi ha chiesto Maria. Eh, non riuscite ad ottenerla, eh, non riuscite ad ottenerla. Mi iperraccomando, eh, mi iperraccomando. Eh, non eh, avete eh, datemi retta. Eh, io sono quello che vi ha fatto comprare le opere giuste al momento giusto. Eh, io sono quello che vi ha fatto fare eh, gli investimenti più produttivi in arte eh, in assoluto. Qui siete di fronte a delle opportunità eh, che non si ripeteranno mai più. Qui siete di fronte a delle opportunità eh, che non avrete mai più la gioia eh, di poter acquisire. Eh, mi iper raccomando, eh, non perdete un'opportunità storica eh, come quella che vi sto proponendo. Ma l'avete sentito il prezzo delle opere di Algardi? Ma l'avete sentito eh, il prezzo. Delle due gemme di Algardi. Ma vi rendete conto eh, di quello che vi stiamo proponendo? Eh, ma vi rendete conto eh, di quello che avete la gioia eh, di poter toccare con mano oggi? Ai, 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 ai. Quando eh, vi sento esitare eh, di fronte ad opere del genere, non solo non vi capisco, non solo non vi condivido, ma vi piango, ma vi piango. Ai! Il coraggio, stavo per dire un'altra cosa. Hai <ride> il coraggio di dirmi: amici, a me piacerebbe parlare con voi con sincerità assoluta. Io lo faccio, voi non lo fate. Io vi istigo a farmi delle domande. Io adesso vi faccio una domanda, ma voglio vedere chi di voi mi risponde. Eh, con un minimo di intelligenza. Mi dite qual è l'artista eh, che voi, oggi, sul piano della storicità, sul piano dell'invenzione, eh, sul piano della qualità e sul piano dell'investimento, eh, preferite comprare. Eh, piuttosto che queste opere di Algardi, eh, naturalmente eh, facendo un equivalente più o meno eh, sul piano del prezzo. Ecco, chi di voi ha il coraggio, ma proprio per parlarne tra me e voi, eh, di dirmi, sai, eh, io, non di Algardi, eh, io non compro queste opere di Algardi, io non compro queste opere di Algardi, eh, perché questa cifra eh, se la investo su questo artista eh, secondo me ricavo di più. Eh, ne vogliamo discutere? Eh, ne vogliamo parlare? Me lo sapete indicare? Eh, mi fate un nome? E poi il tempo è galantuomo. Eh? E poi il tempo è galantuomo. Quando vi facevo questa domanda 40 anni fa e vi chiedevo perché invece di comprare eh, l'ovatta di manzoni eh, che io ti facevo comprare a 6, 7, 8 milioni eh, delle vecchie lire eh, mi comprate miriadi di cascella, eh, mi comprate miriadi di cantatore, eh, miriadi di fiume ottimi pittori che allora pagavate di più eh, dell'ovatta di Manzoni. E io eh, ero costretto a venderveli eh, perché naturalmente lavoravo eh, per l'azienda eh, più importante che c'era in Italia in quel momento, eh, che eh, aveva centinaia eh, di impiegati. E eh, che naturalmente per vivere eh, doveva soddisfare le vostre richieste. Quindi sono io che vi ho venduto centinaia di cascella, eh, sono io che vi ho venduto eh, centinaia di cantatori eh, di Cassinari, eh, tutti pittori ottimi che allora andavano di moda. Però quando mi chiedevate come devo investire il mio denaro, io non ve li facevo investire su Cascella, eh, ve li facevo investire su Manzoni, ve li facevo in investire su Castellani, ve li facevo investire allora su Isgro. Oggi, ditemi voi eh, qual è l'artista sul quale eh, preferite investire eh, una cifra simile. Piuttosto che al Gardi. Avanti, eh, voglio sentire le vostre argomentazioni. Mi piace proprio eh, dialogare con voi, e voi lo sapete che lo faccio eh, con grande piacere, eh, con eh, straordinaria gioia. Allora, mi dite. Queste, poi sapete qual è il segreto? Sapete qual è il segreto? Il segreto eh, è che queste opere di Algarvi oggi ve le potete pagare a rate, eh, ve le mettete in casa e nemmeno vi accorgete eh, di pagarle. Questa si chiama fortuna. Questa, incontrare delle opere del genere, eh, avere l'opportunità di acquisirle a un prezzo eh, di assoluto favore, avere l'opportunità di pagarle come volete, eh, sono colpi di straordinaria fortuna. Ma sapete che cosa significa per un artista italiano avere un contratto di esclusiva con opera gallery? Eh, sapete che cosa significa come visibilità eh, a livello mondiale? Eh, come frequentazione di musei eh, a livello mondiale? Prova a fare un nome. Eh, qualcuno Uh, ha nominato Icaro, eh, ma prima di tutto lo, è un ottimo artista, ma uh, prima di tutto lo paghi di più e poi è più di nicchia. Algardi eh, diventa popolare, è già popolare nell'elite culturale non solo italiana ma del mondo. Eh, la differenza è come paragonare eh, i, un mercato solamente italiano eh, con un mercato eh, universale, con un mercato eh, che coinvolge tutti i paesi del nostro pianeta. Quindi eh, c'è una differenza abissale. E se non capite questo, resterete sempre dei piccoli investitori di provincia. E un conto è essere un piccolo investitore di provincia. Eh, un conto è investire a livello eh, universale. Dai, eh, avete delle. Eh, opportunità eh, incredibili, eh, avete delle opportunità obiettive, obiettive approfittatene perché eh, sono momenti. Vedi, poi eh, Maria, noi quanti quadri di Algardi abbiamo oggi in azienda? Tre eh, e ve li sto facendo vedere tutti e tre. Se fossi eh, commerciante eh, dovrei insistere su un artista eh, del quale abbiamo tante opere e eh, sul quale eh, possiamo contare per averne ancora. Al Gardi abbiamo tre opere e so già che a questo prezzo... Non le avrò mai più. So già che a questo prezzo non avrò mai più opere di Algardi. Eppure vi dico non perdetele, eppure vi dico eh, non eh, lasciatevele sfuggire. Poi c'è un amico che eh, quando gli ho fatto questa domanda. Eh, mi risponde eh, e mi dice eh, ma sai eh, io come tu, tu mi consigli di investire su Algardi, eh, io investo sul Lombardo. Chapeau, chapeau, questa è un'indicazione giusta, eh, questa è un'indicazione eh, intelligente. Eh, ma la trovi un'opera di Lombardo a questo prezzo? Eh, questa è la domanda che ti faccio io, questa è la domanda a cui devi rispondere, eh, questa è la domanda eh, che ti propongo. Eh, ma quando mai avrai eh, l'opportunità eh, di acquisire un'opera di Lombardo? a un prezzo del genere comunque, amici eh, io mi sto battendo per voi eh. Eh, io mi sto battendo per voi eh, quindi vi sto dando eh, delle opportunità straordinarie allora allora, sei pronta? questo è il momento in cui vi regalo un quadro, eh? Questo è il momento in cui vi regalo un'opera. Algardi da fantascienza pubblicato. Eh, due opere di Algardi, eh, una più calamorosa dell'altra. Una nuova astrazione di Fabrizio Campanella da Sogno, un metacrilato di Marotta, eh, un metacrilato di Marotta. Eh, che vai nelle gallerie eh, a sentire quanto ti chiedono, e il, uno dei più bei quadri di Turcato, eh, questa rivisitazione della Chiesa della Salute, eh, che rievoca eh, il Turcato degli anni 50, opera introvabile, eh, opera da grande museo. Due opere di Renato Mambor da follia. Questa del 95 del Ritorno alla Pittura, eh, questa del 1968, eh, Tela eh, Tamburata, eh, opera che ha partecipato alla mitica mostra eh, della Bertesca, eh, nel 1968, eh, presentata da Germano Celant. Da quest'opera ha inizio l'arte povera. Quindi pezzo eh, da MoMA, pezzo da Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, eh, pezzo da Tate Gallery a Londra, opera da Beaubourg a Parigi. E non c'è uno storico dell'arte, non c'è un critico d'arte eh, che possa dire eh, che sto esagerando. Entra tra le 20 opere... Indimenticabili eh, di Renato Mambur entra eh, nel novero delle 20 opere eh, più importanti eh, che esistano al mondo eh, di Renato Mambur eh, Questa è un'opera della quale vi dovrei chiedere 150.000 euro oggi. E questa è un'opera eh, che dal punto di vista dell'investimento. Eh, è paragonabile all'investimento eh, che vi ho fatto fare eh, sulle opere più clamorose di Burri da follia da follia da follia l'apparizione una delle più belle telecomputerizzate di Mario Schifano eh, in assoluto eh, opera da sogno eh, che vi sto regalando con un intervento pittorico da favola. Eh, I più clamorosi complimenti eh, a chi ha saputo eh, confermare la splendida opera di Mario Schifano. Bigi, eh, la lettera mai spedita eh, 1960 il quadro insieme ai continui eh, più importante eh, che abbia mai avuto eh, di Gastone Bigi. Eh, da qui nasce il mitico Gruppo 1, eh, qui siamo eh, di fronte eh, ad una delle opere eh, più affascinanti e più significative eh, di tutta la storia di Gastone Bigi, opera da follia, opera tra le più importanti in assoluto di questo artista. E poi, sempre di Gastone Bigi, Tre Fiori, le opere a cui si riferisce uno degli scritti più significativi di Bigi in cui sostiene la medesima matrice alla base eh, sia della figurazione che dell'arte astratta. E di questo ciclo ho tre opere piccoline ma da batticuore, eh, opere eh, che io vi ho venduto a 8.000-9.000 euro l'una e che oggi ho la fortuna di potervi far comprare a zero. E qui eh, il più importante dei quadri di questo ciclo, 100x80 opere che io vi ho venduto a 18.000, 20.000, opere che tutto il mondo vuole e che oggi ho la fortuna eh, di potervi far comprare a un prezzo assolutamente ridicolo. Oggi ho la fortuna eh, di potervi far acquisire eh, le opere che vi sto facendo vedere a prezzi assolutamente ridicoli, eh, a prezzi assolutamente inesistenti, eh, a prezzi eh, totalmente fuori dalla realtà. Mi iper raccomando, eh, non perdete eh, delle opportunità da sogno eh, come quelle che vi stanno capitando. E poi ho le cinque opere di figurazione eh, di un genio assoluto, un artista inglese meraviglioso, eh, un artista inglese eh, letteralmente straordinario. Eh, un artista inglese eh, che Sutherland ha ritenuto un genio, eh, che Bacon ha definito il più grande naturalista vivente, eh, che si chiama John Picking. E qui ho cinque opere, eh, una più bella dell'altra. Eh, delle rievocazioni temporali eh, dei paesaggi italiani, eh, ma con eh, delle citazioni eh, di una bellezza e di una qualità letteralmente eh, fantastiche. Eh, guarda il numero 5, guarda il numero 4, eh, guarda il numero 3, eh, guarda il numero 2. Eh, tutte opere superiori, eh, tutte opere fantastiche, eh, tutte opere affascinanti di John Picking. Chi ama la pittura di figurazione eh, ha di fronte agli occhi eh, un interprete superiore eh, della pittura figurativa di sempre. Eh, non perdete le opere più significative eh, di questo eh, magnifico eh, artista. Andiamo a rivedere anche eh, la numero 2, eh, eh, che è eh, la numero 3, la numero 2, eh, che sono opere di qualità eccezionale. E poi eh, vi voglio far vedere al numero uno l'opera eh, di un giovanissimo artista, eh, Silvestro Bonaventura. Eh, qui eh, vedete le eh, realtà trasformate, i sogni, eh, un 70% formidabile eh, di Silvestro Bonaventura. Allora, amici. Vi ho fatto rileggere tutte le opere che sono sul set. Siete pronti? Eh, Maria, eh, Francesco, eh, siete pronti al centralino? Perché adesso eh, vi faccio vivere eh, un momento magico come non mai. Il primo che mi telefonerà. E indicandomi eh, una delle opere che vi ho fatto vedere, ma è solo il primo eh? Eh, e vi do eh, due minuti di tempo dal mio via. Il primo che mi telefonerà indicandomi un'opera, dicendomi io voglio quella, eh? indicandomi un'opera, Avrà un prezzo clamoroso, ma uno solo, È solamente il primo che mi telefonerà. Quando faccio questo gioco, poi eh, succede l'inferno: eh, perché poi eh, naturalmente eh, chi arriva secondo, chi arriva terzo, ci resta male. Eh, per questo vi dico, quando faccio questo gioco, No, usate il telefono, eh, usate il telefono eh, perché il primo che mi telefonerà avrà un'opportunità storica. Siete pronti? Due minuti da questo momento io vado al centralino per rispondere eh, al primo che mi telefonerà. Eh, fai rivedere tutte le opere. Eh, eh, mi iperraccomando, eh, il primo che arriva eh, dicendomi eh, voglio quel quadro. C'è il caos eh, al centralino. Eh, grazie, grazie, grazie eh, per le eh, mille telefonate. Eh, Maria, ma, mamma mia, eh, ma chi è il primo? <ride> eh, eh, ma, <ride> mamma mia, mamma mia, eh, vi devo. No, un, uno solo. Eh, e il primo in assoluto. Eh, mi ha chiesto eh, il numero 6 di John Peking, eh, che gli faccio eh, i più vivi complimenti, eh, se lo porta via, eh, ma è una preziosità, eh, letteralmente una preziosità. Eh, grazie per le mille telefonate, eh, ma eh, soltanto eh, chi è arrivato primo eh, eh, ha potuto usufruire. Eh, di questa ennesima eh, opportunità. Eh, vi raccomando eh, le altre quattro opere di John Peking e vi raccomando tutte le opere che sono sul set eh, perché è una giornata eh, clamorosamente eh, vincente per voi. Eh, perché è eh, letteralmente. Eh, perché è letteralmente eh, un'opportunità eh, importante, eh, significativa. Non lasciatevi, tutte le opere che sono sul set eh, dovrebbero già essere confermate. Tutte le opere eh, che stiamo leggendo eh, sul set eh, dovrebbero già essere. Eh, iperconfermate da tutti voi. Chiedetemi, 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 eh, non vedo l'ora eh, di potervi accontentare, eh, chiedetemi, 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 eh, non vedo l'ora eh, di eh, potervi accontentare. Le opere di Bigi sono strepitose, le opere di Pinging eh, sono incredibili. Eh, le due opere di Renato Mambur, e voi sapete eh, quanto è importante oggi eh, bloccare le opere di Mambur. Sul piano della qualità. Eh, sul piano della rappresentatività storica eh, quello che vi sto facendo eh, vedere oggi eh, di Renato Mambor è letteralmente inaudito eh, è letteralmente straordinario è letteralmente incredibile questo eh, è uno dei 20 30 quadri più importanti eh, di tutta la storia di un genio eh, come Renato Mambor. Quindi eh, perdere un'opera del genere eh, sarebbe letteralmente inaudito. Eh, sarebbe letteralmente eh, imperdonabile. Io eh, mi raccomando a voi. Io letteralmente mi raccomando a voi. E poi eh, c'è quest'opera del 95 eh, di Renato Mambur, Da follia, e poi c'è quest'opera storica eh, del Ritorno alla pittura eh, del 1995 eh, di Renato Mambur sicuramente fondamentale. Che mi dite? Poi Maria vi sta facendo dei prezzi eh, incredibili per Mambor, per Algardi, eh, tutte opere che dovete bloccare all'istante. Eh? Tutte opere che letteralmente eh, è una fortuna aver incontrato. Eh, è una fortuna eh, poter leggere eh, a queste condizioni di prezzo. Chi mi fa la domanda più indiscreta? Eh, chi. Chiedetemi, chiedetemi, chiedetemi. Eh, per me è importantissimo dialogare con voi, è eh, per me è importantissimo rispondere alle vostre domande, ma soprattutto per me è importantissimo eh, riuscire a portarvi eh, di fronte ai quadri clamorosamente vincenti ma soprattutto per me è fondamentale portarvi di fronte alle opere di significato superiore, di importanza storica superiore. Comprare questo quadro significa comprare. Comprare questo quadro è più intelligente di aver comprato il più bello dei Fontana 40 anni fa capisci quelle che sono le operazioni vincenti eh, sul piano culturale ed economico. Prendere quest'opera oggi è più intelligente, più remunerativo eh, che aver preso eh, un gran bel quadro di Fontana 40 anni fa. Prendere questa gemma di Mambor oggi, perché poi eh, mi paragonate le gemme, le opere storiche, eh, le opere museali alle opere più normali. Quando invece eh, c'è una differenza dal punto di vista dell'investimento e dal punto di vista della storicità fondamentale opere come questa sapete quante ne sono rimaste nella storia di Mambo? le opere che sono apparse nella mostra più rivoluzionaria del 68 in assoluto quella alla Bertesca di Genova, eh, de, degli itinerari dei mitici rulli su tela tamburata, ne è rimasto uno, questo. Sono le opere che hanno suggerito a Germano schelant eh, l'avvento dell'arte povera. Avete idea di quanto vale, di che cosa significa... Eh, quest'opera. Eh, non avete la più pallida idea eh, di quanto quest'opera sia importante. Eh, non avete la più pallida idea eh, di quanto quest'opera sia fondamentale, ma fondamentale non solo nella storia dell'arte italiana, eh, ma fondamentale non solo nella storia di Mambur, ma fondamentale nel racconto dell'evoluzione della storia dell'arte dell'umanità intera. Proporre quest'opera eh, è un privilegio, eh, proporre quest'opera è senz'altro un clamoroso privilegio e quest'opera potete parlarne con tutti i direttori di museo del mondo è una delle 30 opere più importanti di tutta la produzione di Renato Mambo. Capisci? Tu non solo sei di fronte all'opera di un artista che è destinato ad essere il più pagato, il più costoso degli artisti italiani nella storia e nella storia del mercato. Ma sei di fronte a una delle 30 opere più importanti eh, che questo artista abbia mai realizzato. Tant'è vero che da questa opera Germano Celant ricava i prodromi culturali eh, per fondare un movimento eh, fondamentale come l'arte povera. Eh, rendetevi conto eh, di quello che avete la fortuna eh, di toccare con mano eh, in questa trasmissione. Eh, rendetevi conto eh, di che cosa significa eh, mettere oggi a vostra disposizione eh, un'opera del genere. È la vostra fortuna è la vostra fortuna storica, culturale ed economica. Questa è l'opera che porta in casa tua eh, il direttore del MoMA. Questa è l'opera che porta in casa tua il direttore della Tate Gallery. Questa è l'opera che fa della tua raccolta una delle raccolte più prestigiose e famose del mondo. Ma forse non ti rendi conto eh, di quello che hai la fortuna eh, di realizzare eh, con l'acquisizione di quest'opera. Una volta nella vita eh, vuoi fare il massimo possibile. Qui. Uh, I boetti che oggi paghi uh, 2 milioni, 1 milione e 8 vengono polverizzati, perché di quelli ce ne sono diversi, questa è unica al mondo, questa è unica al mondo. Uh, avete delle opportunità storiche inconfutabili. E avete letteralmente l'opportunità eh, di acquisire un'opera del genere a un prezzo folle, a un prezzo letteralmente assurdo. Io delle volte non vi capisco. Poi vi andate a comprare la Cardi più banale a 120.000 euro. Poi vi andate a, perché va di moda, eh, perché ha fatto la mostra al Museo del Novecento, eccetera. Ma questa è un'opera che resta nella storia. Eh, poi vi andate a comprare eh, il boettino di M eh, a 30.000 euro, eh, quelli che io vi ho fatto comprare a 300.000 lire e magari vi andate a comprare il boettino di M a 30-35 mila euro il quattro lettere e non comprate un'opera del genere è da beoti e ve lo meritate eh, perché seguire da pecoroni eh, le, eh, quello che il mercato vi dice di fare eh, per continuare ad arricchire eh, i più ricchi è da sciocchi eh, avete un'opportunità eh, di quelle che capitano una volta nella vita e ve la state lasciando sfuggire a zero sapete perché mi sto arrabbiando tanto e non mi sono arrabbiato prima perché per la prima volta eh, sono andato a leggere il prezzo eh, a cui eh, il prezzo che Maria eh, vi sta chiedendo per quest'opera io vi giuro eh, immaginavo che vi chiedesse eh, 90.000, 95.000. È un'opera che ne vale 130, eh, per fare un buon prezzo eh, dicevo 90, 95. Poi sono andato a leggere eh, quello che realmente vi sta chiedendo Maria e mi si è annebbiato il cervello eh? Eh, perché letteralmente eh, mi sono irritato. Comprate un'opera del genere al prezzo del quattro lettere eh, più banale, eh, più scemo eh, della produzione di Boetti. E io ve ne ho fatti comprare 2600 di Boetti eh, quando li pagavate niente. Perdila un'opera del genere. Questa è una delle opportunità culturali ed economiche eh, più significative della mia storia di presentatore. Eh, da quando ho cominciato a fare il presentatore televisivo eh, all'inizio degli anni ottanta, eh, una proposta così conveniente eh, una proposta eh, così gratificante eh, dal punto di vista museale, eh, dal punto di vista storico e dal punto di vista economico eh, ve l'ho fatta poche volte quando avevo la fortuna di presentarvi le opere più belle di Fontana, eh, le opere più preziose di Tomblay, eh, le opere storiche di Artung. Solo allora ho avuto la fortuna eh, di proporvi eh, delle opportunità d'acquisizione eh, così evidentemente clamorose e mi fa specie oggi eh, di non ricevere eh, una miriade di domande, una miriade di richieste eh, su quest'opera. È una follia venderla a questo prezzo e se è una follia venderla a questo prezzo, eh, non comprarla a questo prezzo è una iperfollia. È letteralmente una iperfollia. Eh? Ma che ne so, chi se ne frega di quando parte eh, l'archivio Mambur? O, o parte domani o parte tra un mese? Eh, non, che senso ha? Ancora con gli archivi. Eh, mamma mia, eh, non avete capito? Eh, quello che contano sono le opere, eh, non sono gli archivi. Eh, ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, ve l'ho spiegato un milione di volte: gli archivi passano di mano in mano e ricominciano, eh, sono la più grande fregatura per il collezionista eh, perché non fanno differenza eh, tra l'opera eh, colossale e l'opera più banale, mentre invece quello che conta è la qualità, la storicità delle opere che vanno oltre l'archivio. Ma amici miei eh, state buttando via eh, una di quelle opportunità eh, da follia, eh, una di quelle eh, opportunità eh, letteralmente da follia. Comunque eh, io eh, il mio dovere l'ho fatto e ve lo dico francamente. Eh, se avessi della liquidità in questo momento e il primo compratore di quest'opera sarei io, eh, perché lasciarsi sfuggire un'opera di questa statura storica, eh, di questa bellezza, in questo clamoroso stato di conservazione, è una follia. Questa è l'opera che ha suggerito a Celant tutte le motivazioni culturali dell'arte povera. Figurati te cosa significa oggi possedere quest'opera. Eh, le grandi opportunità vanno colte al volo. E quando vi capitano eh, quando eh, avete la fortuna di leggerle eh, quando incontrate l'opera immortale e in questo caso avete incontrato eh, l'opera immortale eh, perderla fa male poi ve ne accorgete eh, perché poi eh, quanti, quanti pentimenti raccogliamo? Eh, perché poi l'evidenza viene fuori. Eh? Eh, l'evidenza viene fuori. Opera di Mambo colossale. Oggi eh, state commettendo tanti errori eh, perché eh, tutte le opere che vi ho fatto vedere eh, dovrebbero essere già state eh, tutte acquisite. Eh, ma su quest'opera di Mambur e sulle tre opere di Algardi eh, state compiendo dei delitti eh, di autolesionismo, eh, di autolesionismo mentale, eh, cerebrale, strutturale ed economico. Eh, letteralmente, eh, sulle tre opere di Algardi e su questa opera di Mambur eh, state compiendo dei delitti eh, inimmaginabili, eh, letteralmente eh, inimmaginabili. Eh, tutte eh, opere che rimpiangerete, perché tutte opere che restano nella storia, eh, eh, sia quelle di Algardi e poi questa di Mambor, addirittura in maniera clamorosa addirittura in maniera eh, straordinaria. Poi l'archivio Mambor aprirà, cred, guardate, ogni volta che telefono alla moglie di Mambor mi dice che apre la settimana prossima. Eh, poi, però so, è un anno che mi dice eh, che apre la settimana prossima. Eh, eh, ma eh, sapete anche perché? Eh, perché una delle poche persone che tengono gli archivi con molta coscienza, eh, quindi vuole essere assolutamente pronta eh, a rispondere a qualsiasi domanda, mentre invece c'è chi li apre con indifferenza eh, e naturalmente non gliene importa niente, eh, anche se sono. Purtroppo, purtroppo eh, chi possiede un archivio ha un potere assoluto temporale, cioè ha un potere assoluto per il tempo che detiene l'archivio. Eh, questo è ovvio. Però tutte le forme di potere dittatoriale hanno un difetto enorme, che se il dittatore è una persona per bene, boh, è sempre discutibile perché io le dittature non le accetto in nessun campo. <ride> non, nemmeno in campo medico, cioè eh, non le accetto in nessun campo. Eh, il progresso deve essere sempre frutto eh, dell'idea eh, di pochi e dell'approvazione eh, di molti. Eh, comunque io discuto sempre la figura del dittatore, ma eh, quando tu dai un potere assoluto ad una persona questa persona può essere la migliore del mondo, ma può essere anche una persona non propriamente perfetta. Eh? Non propriamente... Quindi, eh, chi gestisce un archivio e eh, ha un potere dittatoriale impone la sua, la sua volontà eh, per un periodo, eh, per un certo periodo in maniera assoluta per il sistema, per il mercato. E allora le conseguenze poi le pagano, le conseguenze di coloro che detengono questo potere in maniera immorale, eh, le pagano coloro che lo seguono. Quindi mh, è un sistema che io ho sempre discusso, eh, dalla mitica legge eh, del 72. Eh, eh, comunque, eh, almeno nel caso di Mambor, è in mani assolutamente oneste, eh? <ride> poi nel caso di tanti altri artisti, questo è discutibile. Comunque, a voi piacciono? Al sistema servono? Eh, fate voi, ma quello che conta, ve lo ripeto dall'inizio della trasmissione. È eh, la storicità, la qualità, eh, la rappresentatività eh, delle opere. E quando si presentano le opere indiscutibili, sublimi, eh, quelle certificate dalla storia, eh, beh, eh, quelle vanno eh, immediatamente acquisite. Guarda che meraviglia, e hai un'opportunità storica. Eh? Cosa volete rivedere? Qual è il 2 e il 4? Ah, i tre bigi, eh, andiamo a rileggerli: i tre fiori di bigi, eh, che sono deliziosi. Eh, I tre fiori di bigi. Eh, che sono oh, letteralmente eh, tre gemme. Io ve le ho vendute addirittura le opere di questo ciclo. Eh, ve le ho fatte comprare a 8.000 mila euro e le avete comprate, eh, Bigi eh, è un grande, è stato un grande. Eh, il, eh, oggi sta risalendo la china eh, perché finalmente è uscito. Il catalogo generale che lui tanto eh, desiderava. E eh, che eh, adesso eh, c'è la ripresa eh, del mercato di bigi eh, a livello internazionale. E queste gemme eh, sono eh, preziosità, eh, sono letteralmente. Eh, preziosità storiche di un genio. Eh, io ricordo eh, la Biennale di Venezia del 2009, clamorosa eh, con le opere di Gustavo, di eh, Gastone Bigi, eh, ricordo la meravigliosa mostra eh, alla Casa del Pane eh, a Milano, eh, ricordo eh, la mostra di New York al New Museum eh, di Arte Contemporanea. Eh, ricordo la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna eh, di Shanghai eh, Bigi eh, sta diventando un mito, una leggenda eh, negli anni 60 a Roma ha rappresentato il contraltare al movimento popular con il mitico gruppo 1 eh, voluto da Giulio Carlo Argan quindi, eh, un artista incancellabile. Io ricordo i suoi continui, e ne colleziono uno eh, con grande passione. Eh, queste gemme di Gastone Bigi eh, ve le stiamo letteralmente regalando. E come ho fatto la geografia del Mambor al numero 14, eh, devo mettere il numero 11 di Gastone Bigi. Eh, la mitica lettera mai spedita tra i capolavori dell'arte italiana eh, del 1960. E voi sapete che io il termine capolavoro eh, non lo uso mai, ma quello, eh, quello che state leggendo è uno dei quadri più importanti eh, della storia della pittura italiana eh, degli anni 60. Eh, qui eh, vedete i Murales, qui vedete il Polimaterico, eh, qui vedete il Dripping alla Pollock. Eh, quindi è uno dei quadri di avanguardia intellettuale eh, degli anni Sessanta in Italia. E questa è un'opera datata da Bigi, eh, 1960. È già iperpubblicata. Questo è un quadro che ha 10 eh, pubblicazioni museali. Quindi altro che archivio. 10 eh, pubblicazioni museali. Opera sensazionale di Gastone Bigi. Ecco, vedete eh, io perché eh, sono entusiasta, eh, ve l'ho detto proprio in apertura: eh, sono entusiasta della trasmissione di oggi. Per i contenuti, per i contenuti eh, perché eh, ho delle opere, eh, vedi quest'opera di Bigi, eh, vedi l'opera di Mambur, vedi le opere di Algardi, eh, vedi quella gemma di Turcato, eh, vedi quella fantastica opera di Schifano eh, che è stata confermata. Eh, ho delle opere ai vertici della storicità museale assoluta Assumo che il margine sia realmente ridotto per questione in particolare. Posso dirle che è 35 ma equivale ai 36, quindi per, per farle intendere che non riusciamo a fare molto. Rimando però l'ultima parola sempre all'ufficio: il signor Macera o Gabriele Boni sono le persone più poi per decidere. In questo momento no, perché sono impegnati con, con la fiera d'arte, però se le vuole io lascio appunto e vi faccio una chiacchierata o domani mattina e domenica, ma lui dovrebbe essere qui al centralino, oppure a partire da lunedì. Vedo che c'è una chat, insomma, su WhatsApp in cui aveva chiesto la scheda e il retro dell'opera. Va bene. Che opere, 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 che opere? Raffaella, che opere? non Qual è l'opera che preferite? Per mia curiosità. Mi dice Maria i due Mambur, ma come avete fatto a non bloccarli, eh, specialmente il numero 14? Come avete fatto a non bloccare eh, quell'opera di Mambur? Come avete fatto a non bloccare eh, quell'opera di Mambur? E io so perché state esitando eh, sulle mitiche opere di Algardi. Eh, perché in televisione si vedono non bene eh, nonostante gli sforzi dei miei tecnici che sono i migliori d'Italia dire i migliori del mondo mi è sembrato eccessivo eh, però tra i migliori d'Italia eh, li possiamo annoverare eh? li possiamo annoverare tra i migliori d'Italia? mmm mm. Mm. <ride> Ci sono i tecnici di RAI 1, i tecnici di Canale 5 eh, che vi guardano con sospetto, però anche con un pizzico di invidia qualche volta. Eh sì, eh sì quando noi eh, riusciamo a fare i collegamenti con i nostri piccoli mezzi, che non sono certamente né quelli della RAI eh, né quelli di Mediaset. Eh, quando noi riusciamo a fare dei collegamenti eh, magari internazionali eccetera eh, e ci vengono bene e a loro gli vengono male nonostante eh, qualche volta ci guardano con un pizzico di invidia eh, quindi questo va a, a vostro uh, favore eh, a vostro vantaggio a parte i due fuori classe Maria quali erano i due fuoriclasse della trasmissione di oggi? Lo Schifano e il Mambur. A parte i due fuoriclasse, che sono due fuoriclasse, il quadro che state perdendo commettendo uno dei più grossi errori eh, della vostra vita e poi oltretutto prevede un impiego di capitale nettamente inferiore a quello necessario per acquisire eh, l'opera di Mambour. È quest'opera di Alessandro Algardi strapubblicata. Io vorrei un fratello, vorrei un amico, eh, vorrei... È proprio una persona alla quale sono affezionato, uno dei miei nipoti. Una persona a cui voglio un bene dell'anima, a cui affidare questo quadro. Questa è l'opera più interessante, l'opera qualitativamente eh, più clamorosa eh, che io abbia mai avuto la gioia eh, di potervi mostrare eh, di Alessandro Algardi. Non a caso è un'opera storica del 2005, si chiama Il poema negato e non a caso è pubblicata su quel meraviglioso libro di Uber Peters che raccoglie le opere di Algardi finite tutte nei più grandi musei del mondo. Voi oggi, eh, ecco, vedi, questo mi fa venire in mente trasmissioni dell'85, dell'86, eh, qui mi fa venire in mente eh, fatevelo raccontare eh, da Gabriele quando volevo eh, che eh, in casa mia eh, non mancasse eh, un'opera eh, storica di De Chirico eh, che eh, avrei voluto che restasse nella nostra collezione di casa e che invece andò via per pagare le spese di matrimonio di mia sorella che, invece, che è stata una follia era una di quelle opere di De Chirico che ora è al MoMA di New York capite? ed era in camera mia e quando mia sorella si sposò mio padre decise che bisognava venderla capite. Ecco, quest'opera fa quella fine. Quest'opera entra in uno dei più grandi musei del mondo. Questa è l'opera di negazione della scrittura, è l'opera concettuale eh, sulla negazione della scrittura più importante che esista sul pianeta Terra. Ve ne rendete conto? E voi la state trascurando eh, come se fosse un'opera normale, come se fosse un'opera di routine, eh, come se fosse un'opera eh, che poi sono già opere eccelse eh, di Alessandro Algardi. Questo è un pezzo di storia di Alessandro Algardi e vi sto dando un'opportunità. Eh, non importante, fantastica, eh, fantastica, eh, letteralmente fantastica. Eh, mi dite perché eh, avete comprato da me, da Arte Investimenti, non tantissime opere di Algardi, perché Algardi eh, dipinge quando riesce ad avere... Tre quadri l'anno da Algardi è, è, è già un qualcosa di straordinario, però negli ultimi due anni dieci quadri ad olio di Algardi ve li ho fatti comprare, ma questo è di gran lunga il più significativo eh, di quelli che vi ho fatto comprare. Ma cosa state aspettando? Eh, ma cosa state aspettando eh, quando avete eh, un'opportunità clamorosa eh, come quella che vi si sta proponendo? Il poema negato eh, pubblicato da Hooper Peters 100% Olio su tela di Alessandro Algardi. Io delle volte veramente resto basito eh? Eh, perché eh, vi vedo perdere delle opportunità che non hanno riscontro, eh, vi vedo perdere delle opportunità eh, che letteralmente è inspiegabile eh, che possiate eh, aspettare. Mi permettete una domanda? Cosa ha questo quadro eh, per cui esitate a confermarlo? Eh, qual è la vostra percezione di quest'opera? Ditemi eh, perché, perché esitate eh, nei confronti di un'opera del genere di Alessandro Algardi. Oh, che poi, Maria lo vede, eh, il prezzo non è diverso eh, da quello delle altre opere eh, che avete già acquisito di Alessandro Algardi. È uguale. Sai, se ti chiedessi un prezzo enormemente superiore eh, posso capire, ma addirittura il più che vi viene offerto allo stesso prezzo eh, delle altre opere, eh, viene ignorato. E eh, mi dite perché? E eh, mi dite perché? E eh, mi dite perché? E sottolineo e insisto, mi dite perché? Poi ci sono le due tecniche miste che costano nulla e non capisco assolutamente eh, perché ve le lasciate sfuggire. Eh, poi ci sono i due 70-100, i due bianchi e neri eh, di Alessandro Algardi e letteralmente eh, non riesco a capire perché eh, ve li lasciate sfuggire e adesso Raffaela eh, ve li farà eh, rileggere. Eh, ve li farà rivedere rivediamo i due bianchi e neri di Algardi, di Algardi. grazie Poi a me piace da morire quella chiesa della salute di Turcato, è una cosa storica, è una cosa eh, da museo. Eh, il Bigi eh, più clamoroso, i mitici fiori di Bigi, ancora delle opere di John Peking, una più bella dell'altra, il metacrilato prezioso eh, di Marotta. Quindi eh, avete a disposizione eh, una serie di opere incredibili, eh, avete a disposizione eh, una serie di opere superiori e letteralmente non capisco eh, perché state esitando. Dai, parliamo. Eh, qual è il quadro che desiderate? Qual è l'opera che volete? Qual è l'opera eh, sulla quale volete eh, maggiori spiegazioni, eh, un eh, intervento un pochino più approfondito? Eh, ditemelo perché eh, per me è fondamentale nel corso della trasmissione eh, accogliere i vostri desideri, eh, accogliere eh, il le vostre richieste o magari eh, se volete vedere eh, opere che avete visto eh, in altre trasmissioni eh, domandatelo chiedetelo perché ehm, probabilmente eh, a, avremo la possibilità eh, di riproporle eh, alla vostra attenzione su vostra richiesta però a me interessa in modo particolare eh, approfondire la possibilità eh, di rileggere con voi eh, le opere più significative eh, che eh, ho avuto e ho la gioia eh, di mostrarvi nella trasmissione di oggi. Quei fiori di Bigi eh, sono eh, importanti e affascinanti. Quindi eh, letteralmente eh, opere di grande qualità, eh, letteralmente opere eh, di livello superiore e, e vorrei sentire eh, proprio da voi eh, il conforto del vostro consenso. Queste sono tre gemme eh, che avete la gioia di poter acquisire a un prezzo irrisorio, a un prezzo eh, addirittura immorale. Per non parlare delle splendide opere di John Peking eh, che ho messo a vostra disposizione eh, a un prezzo inesistente. Molto belle, significative eh, quelle opere di John Picking. Guarda che bel mambo che hai lì, come mai? Ma è una richiesta precedente, questo no. Lo vogliono quel mambo? No, ma è una richiesta vecchia. Uh -huh. Guarda, che delizia di John Peking, eh, questa eh, apologia della pittura a un prezzo letteralmente eh, irrisorio, a un prezzo oh, letteralmente eh, inesistente. E al numero uno c'è quella fantasiosa metamorfosi eh, di Bonaventura, eh, di Silvestro Bonaventura, eh, veramente un'opera molto particolare, eh, ed è l'ultima opera che ho la possibilità di offrirvi eh, di questo giovane artista, eh, ma di assoluto talento. È veramente eh, un giovane... Di quelli che raramente eh, hai la possibilità di incontrare, queste metamorfosi, eh, questi sogni eh, che partono da una visione reale, eh, sono tra le cose eh, più interessanti che i giovani pittori eh, propongono oggi al mercato. Bene, amici. Manca, mancano pochi minuti alla fine, eh? Eh, una, una ventina di minuti, eh, ma è importante eh, proprio in quest'ultima fase eh, di trasmissione eh, raccogliere le vostre richieste. È letteralmente importante, è assolutamente eh, significativo eh, raccogliere. Eh, I vostri desideri. Io in trasmissione vi posso aiutare. Eh? Eh, se posso aiutarvi eh, col prezzo eh, nella scelta delle opere, eh, nella scelta dell'investimento, eh, lo faccio con eh, grande partecipazione, eh, lo faccio veramente volentieri. Eh, però al di fuori della trasmissione eh, mi diventa difficile eh, eh, perché poi mi devo scontrare eh, con la burocrazia aziendale, mentre in trasmissione ho potere, al di fuori della trasmissione eh, il mio potere svanisce. Quindi eh, se volete approfittare non solo di un consiglio, eh, ma di un appoggio economico, eh, ma di un aiuto eh, economico, eh, me lo dovete chiedere eh, durante la trasmissione, eh, nel corso della trasmissione, eh, perché, ve lo ripeto, eh, nel corso della trasmissione ho un eh, potere. Eh, che svanisce eh, non appena vi saluto. Quindi eh, eh, approfittate di questo potere eh, fino al momento in cui sono in grado di esercitarlo. Quindi eh, se mi volete chiedere qualcosa, un approfondimento, eh, un prezzo particolare, eh, chiedetemelo adesso. Lo andiamo a vedere, eh? quel grande, splendido fiore di Bigi. Eh, guarda, 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 guarda eh, cosa possiamo eh, inventarci. Fai, guarda, fai. E due, cinque due. Dai. Arte Investimenti buon pomeriggio. Eh, facciamo l'impossibile, ve lo dico francamente. Eh, facciamo letteralmente l'impossibile. <ti> ultima, ultima opera disponibile è un artista emergente che eh, si è visitato insomma mh, le fiere del momento. Credo che sia stato presentato in una libreria. Per, è un gusto personale, però no, no, immagino anche perché ha ritrovato un riscontro di molti, infatti le, le sei opere disponibili sono state tutte prenotate. Esatto di tante parole. Mm -hmm. 1009, 1009 eh, riusciamo insomma, a prenotare. A ah, breve, alle 17, quindi se vuole dieloziono senza impegno. Sono le 16.35, se vuole glielo opzione senza impegno, poi ne parla più ufficio, va bene, essendo l'ultima. Non perdete quei fiori di bigi, non perdete questo, è il ciclo eh, forse più importante della maturità di Bigi, eh, quello che testimonia proprio la comunione eh, tra eh, figurazione ed astrazione. E' eh, quindi un momento eh, particolarmente felice eh, nella storia di un maestro superiore. Un'opera di Bigi letteralmente eh, di grande livello, eh, di grande qualità. Stiamo leggendo la lettera non spedita eh, del 1960 eh, di Bigi. E vedete, siamo nel 60, eh, già c'è il dripping, eh, già c'è il collage, eh, già c'è la citazione eh, che poi diventerà normale eh, nell'arte povera. Eh, quindi vedete proprio le anticipazioni culturali eh, che venivano dalla frequentazione di Argan e dalla conoscenza delle scoperte eh, della mitica scuola di New York. <coughs> Vi sto anche sul piano del prezzo eh, mettendo nelle condizioni di favore eh, più assoluto. Do dottor Boni, intanto prenotiamo l'ultima tela disponibile di Bonaventura. Ah, benissimo, quindi eh, quel gioiellino eh, di Bonaventura non c'è più, ma non perdete le opere di Gastone Bigi. Eh, ma non perdete eh, le opere assolutamente eh, vincenti eh, di Gastone Bigi. Oh, in quest'ultima fase della trasmissione, eh, sto cercando di favorirvi eh, nella maniera più assoluta eh, sul piano dei prezzi, e eh, quindi eh, approfittatene. C'è quel magnifico fiore al numero 7. Eh, che è uno dei quadri più belli, è uno dei quadri eh, più affascinanti di tutto il ciclo dei fiori eh, e vi sto dando eh, un'opportunità epocale, e vi sto dando letteralmente eh, un'opportunità epocale. Eh, perdere un'opera del genere... Eh, al prezzo clamoroso io queste opere eh, di questa dimensione di questa qualità eh, ve le ho fatte comprare a 18.000 euro eh, non lo dimentico eh. quindi avere oggi un'opportunità del genere eh, è veramente eh, un qualcosa di fantastico eh, è letteralmente un qualcosa di superiore, Perfetto, perfetto, allora la ringrazio. Sale, vi iper raccomando. E sapete le opere che rimpiangerete a parte il Mambore. Eh? Eh, ma le opere che rimpiangerete eh, che direte che follia ho compiuto eh, quando ho continuato ad aspettare e dovevo bloccarle eh, sono le opere di Algardi sono le opere di Alessandro Algardi poi non dite che non ve l'ho detto eh poi non dite che non ho fatto di tutto eh, perché voi eh, prendeste in considerazione eh, le opere ipervincenti eh, di Alessandro Algardi. Fate attenzione perché ormai mancano veramente pochissimi minuti alla fine eh, ed è il momento delle decisioni, ma poi ehm, quelle opere. Eh, non le ritrovate perché le comprano i mercanti. Abbiamo chiamato la sua. Vai, eh, vai su quella eh, particolare ed affascinante opera eh, di Giulio Turcato. È una rievocazione dei Turcato figurativi eh, degli anni 50, eh, quando lui dipingeva la mitica Chiesa della Salute. Eh, opera particolarissima da museo eh, storica di Giulio Turcato, eh, quando la vidi la prima volta era in occasione di una mostra di Turcato eh, alla Barcaccia e vidi quest'opera e me ne parlava proprio Turcato stesso, eh, me ne parlava Turcato stesso eh, perché eh, amava ricordare eh, i momenti eh, della sua giovinezza eh, quando eh, ancora proponeva delle opere eh, di figurazione anche se modernizzate eh, in maniera estrema. Eh, se eh, vogliamo trovare un ascendente eh, in un'opera del genere di Turcato, eh, leggete eh, l'ascendente di chi? Questa del 71. Ed è una rivocazione delle opere degli anni 50. Ma se vogliamo trovare un ascendente eh, in quest'opera, eh, è De Pisis, eh, ritrovate proprio eh, il mondo di Filippo De Pisis. Eh, l'opera è straordinaria, è l'opera straordinaria e mi ricordo Turcato eh, la considerava la regina dell'intera mostra era una mostra alla barcaccia ed eravamo eh, nella seconda metà degli anni 70 eh, opera meravigliosa di Turcato eh. c'è quel bigi fiore eh, che abbiamo fatto un prezzo da follia eh, sul quale esitare è masochismo puro eh. Amici, velocissimi, le rarità, le opere vere, le opere storiche. La tela numero 7 di Bigi è prenotata. Complimenti, anche quel grande fiore di Bigi non c'è più. Eh, mi per raccomando i tre piccoli fiori di Bigi. Eh, I tre piccoli fiori di Bigi, eh, che sono preziosi. Eh, letteralmente eh, preziosi io ve li ho venduti a 8.000 euro l'uno a 8.000 euro l'uno oggi ve li sto offrendo a, ad una cifra vergognosamente piccola eh, ed è un delitto non approfittarne eh, immediatamente amici mancano pochissimi minuti alla fine eh? Eh, quindi è il momento eh, in cui eh, intervenire è fondamentale, è il momento nel quale eh, dovete bloccare le opere vincenti. E ne avete ancora tante a disposizione, eh? e ne avete ancora eh, di meravigliose a disposizione. Eh, quindi letteralmente approfittatene. Il turcato è introvabile, il metacrilato di Marotta eh, è tra le opere più interessanti eh, dal punto di vista storico e dal punto di vista qualitativo eh, che posso offrirvi. Eh, di Algardi non parlo più eh, perché divento ossessivo, eh, perché divento eh, ripetitivo, eh, ma state buttando via un'opportunità storica e eh, questo eh, è doveroso da parte mia eh, sottolinearlo. Quindi eh, attenzione perché avete otto minuti circa ancora. E poi queste opere, è inutile che vi dica che non le trovate più, è inutile che vi dica eh, che non le rivedrete più eh, perché sono le opere eh, che poi verranno in, immediatamente acquisite dai rivenditori, dai mercanti, siate velocissimi. Vi voglio ricordare che i tre fiori di Bigi eh, sono tutti e tre pubblicati, eh? Fate tesoro dei miei consigli. Fate tesoro eh, dei miei consigli. Attenzione che il tempo passa, eh? Grazie ancora. Anche per A presto. Salve. Attenzione che il tempo passa. C'è quella lettera non voluta, pazzesca di Bigi. Ovvio. È chiaro che eh, le opere eh, un pochino più piccole di un artista costino eh, un pochino di meno, questo è normale. Poi eh, per la verità eh, ci sono delle opere che qualitativamente eh, diventano inestimabili e allora la proporzione cambia. Diego? Bello. Eh? Hai mai fatto? Io no, no. Bellissimo. Allora, amici, eh, le ultime battute. È chi è approfitta? Eh, delle ultime battute vedi eh, Maria bisogna mettersi d'accordo su che cosa parliamo. Perché eh, discutere le qualità storiche, discutere la storicità di Bigi eh, significa non conoscere la storia. O oh, Bigi è stato eh, sul mercato vittima di se stesso. Perché eh, non ha mai voluto riconoscere come funziona il mercato. Lui si è sempre ritenuto al di sopra del mercato. Perché lui diceva che era scelto dal pubblico eh, e che eh, il mercato eh, gli operatori di mercato non contavano nulla. Lui aveva eh, una visione dell'artista eh, prettamente ottocentesca. Eh, per cui l'artista era al di sopra del mercato. E questa percezione ha fatto sì che lui, nel momento della sua scomparsa, lasciasse un testamento che eh, escludeva eh, praticamente per anni. Eh, eh, Agli operatori finanziari la possibilità di continuare ad operare eh, sulla sua opera sul mercato. Bigi dopo le mostre di New York, e dopo la mostra di Shanghai e dopo le biennali di Venezia era diventato un punto di riferimento del mercato internazionale, al punto tale eh, che. I mercanti americani e i mercanti cinesi pendevano dalle sue labbra. Lui muore in quel momento e lascia un testamento per cui non, non ha voluto che nessun'opera uscisse dal suo studio ed entrasse sul mercato fin quando Carlo Arturo Quintavalle eh, non redigesse il suo catalogo generale. Sai che cosa ha significato questo? Stare lontani dal mercato per cinque anni e inimicarsi gli operatori americani e cinesi più importanti del mondo. Eh, questo è un atto di presunzione dell'artista eh, di cui lui non si rendeva nemmeno conto e l'ha pagato perché da che stava decollando? Non a decine, ma a centinaia di migliaia di euro, eh, dato che questi operatori finanziari non hanno avuto più quadri per cinque anni e eh, non hanno trattato bigi per cinque anni. E quando tu eh, non sei presente sul mercato per cinque anni, se accadesse alla Mercedes. Eh, che per cinque anni non ti dà una macchina stai tranquilla che eh, deve ricominciare da capo eh? deve eh, ricominciare eh, come se prima eh, non fosse accaduto nulla ma questo è mercato che con il valore storico e il valore artistico di Bigi non c'entra nulla Bigi è uno degli incancellabili eh, della cultura degli anni 60. Chiaro, eh, Bigi è un incancellabile eh, della cultura degli anni 60 e salutiamo eh, proprio davanti ad un'opera storica, museale eh, di eh, Gastone Biggi Amici, eh, vi faccio i complimenti per le opere che avete confermato eh, e avete eh, bloccato delle opere straordinarie, ma ne avete lasciate di altrettanto straordinarie e nel caso di Mambor e Algardi addirittura epocali, addirittura epocali. Eh, rimedierete immediatamente. Eh, io vi ringrazio della vostra attenzione, eh, ringrazio tutti i miei collaboratori, eh, non mancate alle trasmissioni di questa sera eh, tantomeno alla trasmissione speciale di domani mattina alle 10 sarò con voi eh, con un mare di sorprese e di opere di grande interesse. Eh, grazie ancora di cuore, alla prossima.